I personaggi dei romanzi a volte sono ispirati alla realtà. È il caso della misteriosa ragazza evocata nelle pagine di Anna Maria Ortese, musa di molti scrittori negli anni 40. Svelata la sua identità, ora è lei la protagonista di un nuovo libro di Sergio Lambiase. Quando un libro ti ammalia nel raccontare una vita vissuta, fantasia e realtà non si guardano più sottecchi, ma insieme accompagnano lo sguardo sinistra, destra, da capo, nei minuti, nei giorni, negli anni di quell'esistenza. Come succede nel leggere Adriana Cuore di Luce, scritto da Sergio Lambiase ed edito da Bompiani. Un libro che racconta una vita che fu un romanzo, la vita di una donna partenopea e universale, una donna spensierata, scanzonata, moderna, capace di padroneggiare il proprio destino. Adriana Capocci Belmonte era bella. La sua fu un'esistenza breve ma avventurosa, costellata di viaggi esotici e di amori, sorretta e nell'insieme affondata nell'ovattata atmosfera di un'agiata famiglia partenopea. Nelle sue vene scorreva il sangue di Oscar Capocci Belmonte e di Eugenia, figlia di Adolfo Avena, l'architetto stimato da Eiffel che impreziosì il Vomero con le sue ville Liberty, come Villa Spera, oggi Corte dei Leoni. Adriana era bella, quel tipo di bellezza che giustizia giammai vuole si perda nella vecchiaia, e fu per questo che se ne andò a 26 anni, dopo un arco vitale vissuto tra due guerre, quelle mondiali, durante quel ventennio di illusioni. Adriana era affamata d'amore, forse perché perse la madre a 3 anni, e con l'amore giocò. D'annunziana lasciò scivolare le sue vesti nel mare caprese dinanzi al giovane di lei infatuata Luciano Vigli, che scappò a gambe levate, spaventato dall'ardire della sua amata. Amore profondo per il patriota indiano Somi Tagore, amore curioso per lo sguardo inquieto e inquietante e la bocca stretta ed egoista di Alberto Moravia, che baciò in una Capri d'altri tempi. Amore inconsapevole per Aldo Romano, celata spia dell'Ovra, la polizia fascista. Amore che dividerà con la sua amica del cuore Anna Maria Ortese. Amore che la dividerà dalla sua amica del cuore Anna Maria Ortese. Adriana che affidò i suoi ricordi a diari, memorie fitte, riportate alla vita dalla lettura avida di Silvana De Luca, figlia di Paola Capocci Belmonte, la sorella minore. Un archivio anche fotografico che è stato l'humus fertile del seme letterario di Sergio Lambiase. Quando ho letto il diario di Adriano sono rimasto affascinato da questo personaggio che mi immergeva improvvisamente in una Napoli quasi sconosciuta, una Napoli aristocratica della borghesia intellettuale. Adriana aveva frequentato per esempio Casa Croce ed era stata amica di Alda Croce e quindi aveva conosciuto personaggi fondamentali di questa Napoli intellettuale. La tubercolosi. Furono i polmoni malati che spensero il cuore di Luce e dell'assenza che lasciò nulla la evoca meglio delle parole vergate dal padre sofferente nelle lettere scritte alla sorella Maria. Sono oggi passati 14 giorni. 14 giorni fa, a quest'ora, era ancora viva. E passeranno 14 settimane, 14 mesi, 14 anni, 14 secoli. E se il tempo è più lungo quando si attende cosa che non viene, se il tempo è lunghissimo quando si attende cosa che non verrà mai più, allora il desiderio di rivederla mi ha fatto vivere 14 secoli in poche ore. E io piango.